E questa sera leggiamo un salmo che sento veramente ardere nel mio cuore, per me stesso chiaramente, perché quello che vi dico prima il Signore me l'ha predicato a me e io voglio soltanto passarvi quello che Dio ha detto a me, al mio cuore. È il Salmo 95. Salmo 95, non c'è scritto chi l'ha scritto, ma nell'Epistola agli Ebrei c'è un riferimento a questo Salmo e lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei dice che è un Salmo di Davide. E io non mi meraviglierei che l'ha scritto Davide, perché Davide era veramente un vero adoratore. E il salmo viene intitolato Invito all'adorazione. Invito all'adorazione. Venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani sono le profondità della terra, le altezze dei monti sono sue, suo è il mare perché egli lo ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatto, perché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, quando i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi a un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Amen. Salmo 95. Invito all'adorazione. E infatti questa sera voglio parlarvi proprio di questo, di questo invito alla adorazione. La parola adorazione è una parola che in qualche maniera ci è familiare, adorazione, vero? Quante volte la cantiamo, la sentiamo, la leggiamo nella Bibbia. Però mi sono reso conto che forse noi non sappiamo bene che cos'è l'adorazione. Ho fatto su di me anche un piccolo check-up, spirituale. E mi sono chiesto, Signore, io voglio comprendere bene che significa adorare. La parola adorare oggi nel mondo non ha nessun significato, lo hanno abbassata soltanto ad essere una parola di scambio nei rapporti relazionali. Oh, quanto ti adoro, dice il fidanzato alla fidanzata. Oh, adoro mio figlio. E poi ci sono quelli che adorano la macchina o la squadra di calcio. L'adorazione, la parola adorazione si è svuotata del suo vero profondo significato. Ma questa sera vogliamo riaccendere, un riflettore su questa parola e cercare di capire, Signore, io voglio capire che significa essere un vero adoratore. Quindi ti chiedo veramente che tu sia attento, che tu sia attenta, che il tuo cuore sia attento a quello che la parola di Dio ci dice in questo salmo. Il salmista, probabilmente che chiaramente Davide, ebreo, israelita, quando canta, canta anche delle opere del Signore per Israele. Qui si parla infatti di Israele e anche dei miracoli del Signore e del deserto, finisce con un riferimento al popolo che per 40 anni camminò nel deserto mormorando contro Dio e contro Mosè, sappiamo la storia. E c'è questo ammonimento, questo avviso finale. Il salmista parla di questo popolo che è gioioso perché vede le liberazioni di Dio. Probabilmente il salmista si riferisce anche quando parla di questa gioia, di questa rocca, proprio a quel fatto, no? Israele camminava nel deserto, a un certo punto non c'è l'acqua nel deserto,
però mangiavano già la manna tutti i giorni. E a un certo punto cominciano a piangere, a lamentarsi, lo sapevamo noi, ci hai portato nel deserto per farci morire di sete. Era un popolo terribile, quel popolo. Passavano da un miracolo all'altro e dopo pochissimo tempo ricominciavano a lamentarsi. Vivevano nel miracoloso e continuavano a lamentarsi e a mormorare. Qui infatti dice il salmista, Dio si sente addirittura tentato da questo popolo. È portata la reazione contro di loro, pensate. Non c'è acqua, ci hai portato nel deserto per farci morire di sete, noi e le nostre bestiame. Ed allora Mosè grida al Signore, Signore, ma che l'ho partorito io sto popolo? E il Signore gli mostra una roccia, a Horeb, e dice, guarda, vai davanti a quella roccia, io starò con te. Prendi il tuo bastone, percuoti quella roccia e ne scaturirà dell'acqua e tutti berranno. E quel giorno ci fu, in quel luogo, questo miracolo. E da quella roccia scaturì l'acqua e il popolo ebbe da bere per 40 anni, perché divenne un fiume che seguì Israele nel deserto e non ebbero più sete, pensate. Quindi stiamo parlando di un episodio biblico sicuramente, però che ci introduce alla parola adorazione. Un invito motivato, perché c'è scritto venite ad adorare il Signore e poi ci spiega pure perché il salmista, venite perché il Signore è, vero? Per due volte. Un invito motivato. Ma questa sera cosa significa adorare? Provo a darti delle risposte. Secondo te cosa significa adorare? Adorare. Che significa? Guardate che è una parola importante, eh? È una parola importante, perché se non capiamo questo, probabilmente non abbiamo capito niente. Dobbiamo capire tutto ancora. Adorare, nell'originale ebraico, significa inchinarsi con la faccia a terra, prostrarsi e riverire. Cioè inchinarsi in ginocchio, poi con la faccia per terra davanti a qualcuno. Quello è adorare nella parola ebraica che viene usata qua. Poi c'è la parola greca del Nuovo Testamento, anche adorare, che significa invece cadere sulle ginocchia, toccare la terra con la fronte, poi prendere la mano di quello che c'è davanti e baciarla. Quella è adorazione. Per quello non baciamo la mano a nessuno noi, perché soltanto Dio deve essere adorato. Siete d'accordo? Cadere in ginocchio, posare la fronte a terra, poi alzarsi, prendere la mano, così lo facevano con i regnanti, con gli imperatori, con quelli che governavano, e baciargliela. Adorazione, adorare. Ma vediamo quali sono le caratteristiche della vera adorazione, perché questa sera parliamo della vera adorazione, quella di cui ci parla Gesù, di cui ci parla Davide, di cui ci parla la Scrittura, quella che voglio comprendere, voglio imparare. Io voglio imparare a essere un vero adoratore, perché il Signore chiede degli adoratori, dice Gesù. Gesù dice, il Padre cerca degli adoratori veri. Ed allora noi dobbiamo domandarci stasera, ma io sono un vero adoratore? Vediamo cos'è l'adorazione. La vera adorazione ha delle caratteristiche. Io ne ho pensate tre che emergono da questo Salmo anche. Ma la prima caratteristica dell'adorazione è una caratteristica che tutta la Scrittura ci ricorda. La vera adorazione è esclusiva, è un'esclusiva di Dio. Gesù, ricordate, ha affermato chiaramente, è scritto nel Vangelo di Matteo e anche nel Vangelo di Luca, quando Satano lo va a tentare e gli dice, se tu mi adori, Satana a Gesù dice, se tu mi adori, cioè ti metti in ginocchio davanti a me e mi adori, tutto quello che vedi sarà tuo. Ma era già suo, perché il Signore è padrone di ogni cosa. Ma lo tenta, no? Perché Gesù è un vero uomo in quel momento. Se mi adori, e Gesù cosa gli risponde? Va, va Satana, perché è scritto, adora il Signore Dio tuo e soltanto a Lui rendi il tuo culto. Che significa culto? Una parola pure questa che non si sa bene che significa. Culto nell'originale significa adorare e servire. Adorare e servire. Questo è un luogo di culto
dovrebbe essere un luogo dove veniamo ad adorare Dio e a servirlo. È bello come significato. Culto si è svuotato di significato. Solo a Dio rendi il tuo culto. È il primo comandamento dell'Esodo. Il primo dei comandamenti, dei 10 comandamenti. Non avrai altro Dio davanti a me, nel mio cospetto. Quello è il primo comandamento. Perché l'adorazione è esclusiva. È esclusiva. Un'esclusiva di Dio. E guardate che nella Bibbia questo è trattato molto chiaramente. Per esempio, gli angeli hanno sempre rifiutato l'adorazione. Lo troviamo nella Bibbia, vero? Ci sono degli angeli, si parla degli angeli. Tu non ci credi agli angeli? Non ci credete? Ci credete? Ah, meno male. Ci sono gli angeli. Probabilmente stanno anche qua al culto con noi, non li vediamo, ma ci sono. Perché stanno intorno a quelli che amano il Signore. Gli angeli. Che non è l'angelo custode, E ognuno quando nasce c'è l'angelo custode, dice questo mi tocca a me, poi quello che gli è toccato, gli sono toccato io, dico mamma mia, proprio questo mi doveva toccare a me. Non è così l'angelo custode, non è l'angelo custode, sono gli angeli di Dio, si accampano, plurale, intorno a coloro i quali temono il Signore. Gli angeli rifiutano l'adorazione, la rifiutano. Quando Giovanni nell'Apocalisse, c'è un angelo che gli porta il messaggio, no? Dell'Apocalisse, a un certo punto l'angelo finisce di dargli il messaggio, Giovanni in questa visione lo adora, cioè non ci pensa Giovanni, è talmente preso da questa visione gloriosa che si butta in ginocchio davanti all'angelo e l'angelo gli dice a Giovanni, io mi prostai ai suoi piedi per adorarlo, scrive Giovanni, Apocalisse 19, egli mi disse l'angelo, guardati da farlo. Guardati dal farlo, io sono un tuo conservo, cioè sono come te, dice l'angelo, anch'io servo il Signore, sono un tuo conservo e un conservo dei tuoi fratelli che servano la testimonianza di Gesù, punto, adora Dio, punto esclamativo. C'è tanta gente che adora gli angeli ma non ha mai letto la Bibbia, perché gli angeli non vogliono essere adorati, rifiutano l'adorazione perché è un'esclusiva di Dio l'adorazione. Signore, aiutaci a ricordarlo sempre questo. I santi non vogliono essere adorati. Diciamo i santi, perché gli apostoli, se non erano santi loro, i santi apostoli, Pietro, Paolo, ci sono degli esempi negli Atti degli Apostoli. Pietro andò a casa di Cornelio, il centurione romano. Una bellissima storia. E quando Pietro arriva a casa di Cornelio, l'apostolo Pietro, Cornelio che fa? Si butta in ginocchio davanti a lui, lo adora, perché buttarsi in ginocchio davanti a una persona è adorarlo. E Pietro che gli dice? Pietro lo rialzò, guardate Pietro, lo rialzò dicendo, alzati, io sono un uomo come te. Che forza, Non volevano essere adorati, assolutamente. Io sono un uomo come te, dice Pietro. Paolo! L'apostolo Paolo, un altro santo apostolo, rifiutavano l'adorazione. Paolo andò un giorno in un posto, lì nell'Asia Minore, dove in Listra mi sembra, c'era uno zoppo, lui fa una preghiera, questo zoppo viene guarito e tutto il paese si mette in testa che sono due dei scesi sulla terra. Lui lo chiamavano Mercurio e a Barnabo lo chiamavano Giove perché era grosso. Paolo parlava prima, era Mercurio, quell'altro era Giove. E cominciano a prendere i tori, a prendere le capre, volevano fargli il sacrificio, offrirgli un sacrificio come se fossero degli dèi in terra. Ancora di più, no, dell'adorazione. Gli offrivano sacrifici. Cosa fa Paolo? Cosa fa Barnaba? Dice la parola di Dio che si strappano i vestiti e dicono basta, che state facendo? Siete impazziti. E qui c'è la bella la parola di Paolo. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e volevo sì offrire un sacrificio con la folla. Ma gli apostoli Paolo e Barnaba si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando, uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi. No, non volevano essere adorati. Erano persone umili, servitori di Dio. Gli angeli rifiutano l'adorazione.
gli apostoli rifiutano l'adorazione. Gesù l'ha sempre accettata. Gesù l'ha sempre accettata, perché egli è il figlio di Dio. Egli è Dio con noi. Alleluia. Quindi l'adorazione è esclusiva. E tu mi dirai stasera, frate, usatemi il romano, siamo romani, no? Questa sera, ma che c'è detto di nuovo? Io mica mi metto in ginocchio davanti alle statue, io mica prego gli uomini, e io mica prego gli angeli, io lo so che l'adorazione di Dio è una lezione antica questa, sì, però ce n'è anche per noi. Ce n'è anche per noi che non adoriamo gli idoli, non adoriamo gli angeli, non adoriamo gli uomini, ma esistono altri luoghi, oggetti di culto, ai quali anche i credenti potrebbero dedicare qualche momento di adorazione o qualcosa di più. Per esempio, i soldi sono da sempre oggetto di adorazione da parte degli uomini. Gesù ha detto che quella è mammona, che non è una mamma grossa, è il Dio della ricchezza. Non si può servire a Dio e a mammona, cioè alla ricchezza. E questo lo diceva ai suoi discepoli, state attenti, perché potreste cambiare Dio senza neanche accorgervene. E quell'aumento di stipendio, e quell'incarico nuovo, e quella carriera di successo, e tu piano piano passi da adoratore di Dio ad adoratore di mammona, e neanche te ne sei accorto. Non c'è più tempo per andare al culto, non c'è più tempo per pregare, non c'è più tempo per leggere la Bibbia, non c'è più tempo per il Signore, perché devi fare i soldi. Ma sei un cristiano? No. Hai lasciato la vera adorazione, stai adorando qualcos'altro. Il potere, il successo personale. Oggi c'è un altro modo, un altro tipo di adorazione, c'è l'adorazione di se stessi, no? Questa è molto famosa, no? C'è l'adorazione, per esempio, il mito oggi del corpo. Il mito del corpo sano. Io non dico che noi dobbiamo fare un po' di ginnastica. Ne ho bisogno anch'io, ne avrei bisogno di un po' di ginnastica. Ma quando questo po' di ginnastica diventa invece un mito, diventa la cosa più importante della tua vita, quando sei tentato, anche tu cristiano, cristiana, di non andare al culto per andare in palestra a diventare forte, allora stai attento, perché a quel punto stai un attimino sbagliando indirizzo, stai dedicando la tua adorazione a te stesso. E allora vedete quanto è subdola la cosa? Si può diventare oggetti di adorazione, di autoadorazione addirittura. Il mito del fisico. Quante anime rachitiche, si dice? Vero? Rachitiche? In corpi palestrati. Quante anime rachitiche in corpi palestrati. Poi ci sta un altro campo molto delicato, che Gesù lo dice molto chiaramente, attenti adoratori, perché sì, tu non adori l'estate, non adori gli angeli, io no, ma le persone che noi amiamo, finché le amiamo, a gloria a Dio, onora tuo padre e tua madre, ama tua moglie, ama tuo marito, ama i tuoi figli, ma se li adori, li hai sostituiti a Dio. E com'è possibile? È possibile, è molto possibile. Dobbiamo amare i nostri genitori ma non adorarli al di sopra di Dio. Dobbiamo amare i nostri figli ma non adorarli più del Signore. Sto dicendo una cosa forte? Un figlio, anche di credenti, può diventare oggetto di adorazione. E quando? Io c'ho piacere che vediamo qui giovani con carrozzine, con i bambini piccoli, eccetera. Ma io ho conosciuto, per esempio, tanti giovani molto promettenti della Chiesa, che a un certo punto nasce un pargoletto, una pargoletta, una bambina, un bambino, e diventa questo piccolino il capo della famiglia. E quando fa, subito i genitori partono. Ed allora tutto viene fatto in funzione del piccoletto e si vedono queste coppie sparire dalla comunità. Perché? Perché è diventato più importante il ragazzino del Signore. Ci sono passato anch'io 4 volte e lo so che c'è questa tentazione, c'è questo pericolo di mettere il bambino prima di Dio. Ma se noi vogliamo bene al nostro figlio, se ami tuo figlio,
lo dico ai giovani, questo soprattutto, ai giovani papà e mamme che ci sono qua e quelli che lo saranno, metterai al primo posto il Signore e così farai veramente del bene a tuo figlio. Magari ti succederà come a me mi succedeva qualche volta con quelli che adesso hanno 25 anni, fortunatamente, che tornando a casa con la mia macchina che non aveva l'apertura, come se adesso è bello, no? Fai clic, da 150 metri si apre, no? E allora voi immaginate, tornavi a casa alle 10 di sera al culto con un ragazzino in braccio che piangeva, con l'altro sull'altro braccio che aveva fame, con due borse delle carrozzine a tracolla, che ne sapete, così, e con una macchina che aveva 5 chiavi, una per la messa in moto, una per la porta destra, una per la porta sinistra, una porta di dietro, una per il portabagagli, e piove. È successo, lo ricordo ancora. O il bambino ti vomita dentro la macchina perché il viaggio è stato movimentato. E tu devi dire, ma perché, signore? Adesso io ho tutto il diritto di starmene a casa oggi, no? In queste condizioni. Poi senti qualcosa dentro di te e dici, no, io voglio, devo andare in chiesa, io devo continuare a servire il Signore. E i miei figli anche serviranno il Signore insieme a me. Ci sono sacrifici, ragazzi, preparatevi. Però poi ci sono anche i risultati, alla gloria di Dio. Amen. Cosa ha detto Gesù su questo tipo di adorazione? Ha detto, chi ama padre e madre più di me, non che non devi amare il papà e la mamma, più di me, non è degno di me. Cioè, come dire, è una cosa grave. Stai adorando i tuoi genitori? No, prima Dio e poi i tuoi genitori. Chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Anche questo è una parola forte del Signore. Ma parla dell'adorazione, che è esclusiva, abbiamo detto, di Dio. Potremmo dire anche il ragazzo, la ragazza, il marito, la moglie. Non c'è la suocera, vedete, non c'è proprio. Però marito, la moglie, il ragazzo, la ragazza, ci rimettiamo tutti perché rischiamo di adorare i nostri fidanzati. Sarebbe bello che tu vuoi più bene a tua moglie, sarebbe molto bello, e anche tu a tuo marito. Però non ci mettiamo mai al di sopra del Signore. La vera adorazione, uno, è esclusiva. La vera adorazione, dice questo Salmo, venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo la rocca della nostra salvezza, presentiamoci a Lui con lodi e celebriamoli con salmi. Cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo il nostro Salvatore. Sapete che significa acclamare? Andate a leggere sul vocabolario. Acclamare significa eleggere a gran voce applaudendo. Acclamare. Per acclamazione. Eleggere qualcuno, no? Noi, Signore, ti eleggiamo al nostro Salvatore, ti eleggiamo al nostro Signore, sei il più grande per noi, applaudendo. Pure. Quella è un'acclamazione. Io non so nulla contro, lo dico chiaramente, non so nulla contro gli applausi quando sono spontanei e guidati dallo Spirito. Ed è bello sentire una Chiesa che, però in questo modo, acclama il Signore. Quando è spontaneo, quando viene da un modo dello Spirito Santo, quando non è a comando, quando il Signore ce lo fa sentire, fatelo! Fratelli, fatelo! Liberatevi dagli schemi mentali, perché la parola di Dio ci dice di acclamare al Signore! Amen. A me questo è un applauso al Signore, non a me. Poi, Signore aiutami. Io ho sempre amato la musica, cantiamo il Signore con gioia. Io ho suonato la chitarra da quando avevo 15 anni, mi sono convertito, si è convertita la chitarra con me, grazie a Dio, si è convertita anche la chitarra, e ho suonato la chitarra sempre, praticamente prima con i bambini, poi con la scuola domenicale, poi al culto, poi nelle riunioni dei giovani, poi nei raduni, poi nei campeggi, in mezzo alla strada, in mezzo alle piazze. È stato bello, mi ha accompagnato sempre la musica. E faccio questa premessa per sottolineare che io credo profondamente nel valore della musica e del canto, della adorazione. Ma qui ci dice qualcosa di più, Signore. Presentiamoci a Lui con lodi o con rendimento di grazie. Guarda, fatti un po' l'esame della tua adorazione. Questi sono elementi della vera adorazione, il canto di gioia, il rendimento di grazie, la lode che è il rendimento di grazie a Dio. Ci sono, ho sentito dei teologi tecnici che hanno detto la lode è una cosa e l'adorazione un'altra, perché sono due parole diverse. E io ho pensato,
Pensate, due fidanzati, no? Due fidanzati che si amano, e il fidanzato dice alla fidanzata: guarda, io ti amo, adesso ti amo, poi tra un pochino ti do un bacio. Ti ho dato un bacio, adesso ti riamo un'altra volta, poi ti do un bacio. Potete mettere il bacio lontano dall'amore, o è un'espressione di quello? Che ne pensate? Così è il canto di gioia, così è la lode, fa parte dell'adorazione, non è separata. E noi vogliamo che sia come dice questo Salmo: cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo il nostro Salvatore, celebriamolo, o con canti gioiosi facciamogli festa, presentiamoci a Lui con rendimento di grazie e con lodi. Questa è parte dell'adorazione, se tutto questo che udiamo però proceda da sentimenti. Perché se non procede da sentimenti che stanno nel nostro cuore, la gioia che sta nel nostro cuore, il ringraziamento che sta nel nostro cuore verso Dio, allora diventa soltanto una manifestazione inutile, ipocrita anche. No, Signore, fa che tutto parte dal nostro cuore. Senza amore sincero, un bacio è soltanto ipocrisia, vero? Senza amore sincero, un bacio è soltanto ipocrisia. Ma quando c'è un amore vero, un bacio è la più bella manifestazione che due persone che si amano possono avere. Siete d'accordo? È così la lode, così il canto di gioia. Vogliamo che sia così. Gesù ci ha insegnato che Dio cerca dei veri adoratori. È scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4. L'ora è venuta, dice Gesù, che i veri adoratori, io desidero tanto essere un vero adoratore, fratelli, non so voi, però io desidero essere un vero adoratore con l'aiuto di Dio. I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Che significa spirito e verità? Significa proprio questo, che Gesù ci ha insegnato che coloro che adorano Dio lo devono fare con il loro spirito. Sai che tu hai uno spirito? Noi abbiamo uno spirito? Noi siamo un corpo, un'anima e uno spirito, dice la Bibbia. Siamo queste tre cose come esseri umani. E tu con cosa adori Dio? Con il tuo cervello? Con le tue labbra? No, Gesù ci dice che nell'adorazione ci devi mettere lo spirito, cioè la parte del tuo cuore, la parte più profonda di te stesso. Perché sennò non è adorazione. Perché i veri adoratori adorano con tutto il cuore, in spirito. E in verità perché lo fanno con sincerità. Non è soltanto un'apparenza, no? Di lode, di canti, ma è sincero tutto quello che facciamo. E la lode viene considerata dalla parola di Dio come un'offerta, un sacrificio, un'offerta gradita. Offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode. Oh Signore, questa è l'adorazione, offrire a Dio sacrifici di lode. Soltanto che noi italiani, quando leggiamo la parola sacrificio, ci sembra una cosa brutta. Si fa pensare a una fatica, no? Sacrificio, fatica. Ma sacrificio in questo passo significa offerta. Quando tu stai lodando il Signore, stai offrendo a Dio qualche cosa, lo stai adorando con la tua lode, con la tua adorazione. Io mi sono chiesto oggi, qui dice il Salmo, cantiamo con gioia al Signore, presentiamoci a Lui con lodi. A te ti farebbe piacere avere vicino una persona, no? Che ti dice ti voglio tanto bene, ti amo, e poi sta vicino a te sempre con un muso lungo fino a qua, o al massimo quando apri la bocca si lamenta. Ti farebbe piacere una persona del genere? Come ti sentiresti? E io ho pensato a Dio e a tanti cristiani. Lui ci avvicina tanti cristiani che sono esattamente così, persone con un muso lungo fino a per terra, dove non c'è nessuna manifestazione di gioia, che quando aprono la bocca si lamentano o mormorano. Signore, liberaci di tutto questo, perché il vero adoratore comincia con l'adorarti in questa maniera, con gioia e con ringraziamento. La gioia e il ringraziamento sono ingredienti della vera adorazione. Ora, la musica e il canto sono strumenti dell'adorazione, vero? Solo però se sono accompagnati dai nostri sentimenti, abbiamo detto. Voi sapete, a me fa piacere che noi abbiamo un bel gruppo di musicale, mi piace la musica cristiana, piace a tutti, ma questo vale per i cantanti, i musicisti, ma vale per tutti noi, tutto quello che facciamo deve essere fatto con i giusti sentimenti,
c'è una storia di un cantico, che forse magari dopo lo possiamo anche cantare, fatto da un autore inglese molto bravo, un ragazzo che si chiama Matt Redman, che negli anni 90, questo cantante, faceva il worship leader di tutto il gruppo musicale, ma a un certo punto il pastore, ma anche lui, si sono resi conto che lì cantavano molto bene in quella chiesa. C'era una bellissima musica. Ma a un certo punto questa bellissima musica non era quello che si può chiamare adorazione. Ed allora il pastore ha fatto una cosa coraggiosa, ha detto a tutti i musicisti, stop, tutti seduti. E per qualche mese l'ha messi tutti seduti e si è fatto soltanto il culto cantando qualche canto senza musica, perché dovevano riscoprire il cuore dell'adorazione, che è il nostro rapporto con Dio. E questo pastore ha detto una frase che a me è piaciuta molto. Noi eravamo diventati dei consumatori di adorazione. State attenti, dei consumatori di adorazione. Andavamo al culto, che bella musica, che bel cantico, che bella lode, ma non eravamo dei produttori di adorazione. E io vorrei, Signore, che questa cosa la capissimo tutti. Noi siamo qui, fratelli e sorelle, per non essere dei consumatori, no? Per stare qui, però assistiamo al culto. Adesso c'è il momento che si canta, poi c'è il momento che si prega, poi ci si alza in piedi, poi ci si mette seduti, poi c'è quello che parla, poi c'è quello che fa il finale e poi ce ne andiamo a casa. Fratelli e sorelle, non funziona così l'adorazione. Noi entriamo in questo luogo, non so come sia entrato questa sera, ma noi entriamo in questo luogo, che è un luogo di culto, che significa adorazione e servizio, con un cuore che vuole produrre adorazione a Dio. Produrre adorazione a Dio. Se no, non abbiamo capito il cuore dell'adorazione. Ma io ho un sacco di problemi. Ho avuto un guaio. E che ti dice la Bibbia? Offri il sacrificio di lode. Non importa quello che hai passato. Tutti noi abbiamo problemi. Ma quando siamo qua, non veniamo a mani vuote. Veniamo per adorare Dio. O se tutto il popolo di Dio entrasse in tutti i culti di tutto il mondo, in tutte le chiese, entrasse con questo sentimento. Noi siamo qui per adorare il Signore, ma nel vero senso della parola. Ah, cari fratelli, io penso che il cielo scenderebbe sulla terra, perché essere tutti insieme radunati, e poi c'è chi pensa agli affari suoi, c'è chi c'ha il problema, non riesce a staccare la mente, a spegnere, c'è chi invece non si integra e rimane fuori dalla comunione fraterna, c'è chi invece cerca qualche difetto negli altri. Fratelli, quello non è stare qui per adorare il Signore, perdonatemi. Noi dovremmo fare un passo, un cambio di qualità, vero? Non lo so, voi non lo sentite questo bisogno di fare un salto di qualità? Un salto di qualità. Ma tutto parte dall'adorazione che tu rivolgi al tuo Signore. Questi hanno messo seduto tutti, questa chiesa inglese, a un certo punto hanno ricapito come si adora il Signore. E poi il gruppo musicale è tornato a cantare. E questo fratello ha fatto questo bellissimo cantico che si intitola in inglese Il cuore dell'adorazione. In italiano invece lo abbiamo tradotto un po' a modo nostro, Torno alla vera adorazione. Come ti senti stasera, un consumatore, un produttore? Assisti o partecipi? Canti con gioia, lodi, acclami? O invece stai qua a passare un'oretta diversa? Te ne entri e te ne esci come sei entrato. Perdonati, fratelli, sapete, quando si arriva ai 60 anni, adesso qualcuno dice, ma non ce l'hai, ma ci arrivo a 60 anni, però come? Ci arrivo, cominciano a non avere più peli sulla lingua. È meglio dircele le cose, sapete, che nascondercele. Che ne pensate? La vera adorazione, la terza cosa, abbiamo detto, è esclusiva, è gioiosa, se non mi parlate di adorazione. E la terza cosa, dice questo Salmo, è in ginocchio. Oddio, Signore, ma come facciamo qua? Non abbiamo gli inginocchiatori. Come facciamo? È in ginocchio la vera adorazione, sì. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti. Come ti senti davanti a questo verso? Ci dovrebbero tremare le gambe.
venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci. E il significato di adorazione è proprio quello, è prostrarsi con la faccia per terra. In molte chiese ci si inginocchia per tradizione, sappiamo, forse qualcuno di noi anche viene da chiese, anche evangeliche, dove c'è l'abitudine, è una buona abitudine, mica che è sbagliata, di mettersi in ginocchio per pregare. Ma sapete, io credo che il Signore non guarda le nostre posture fisiche. Noi possiamo alzarci quando si legge la Bibbia, possiamo inginocchiarci quando si prega, ma il nostro cuore cosa fa? O soltanto una postura, o quella postura è qualcosa che parte da dentro di noi? Io ve lo dico, questo mi vergogna, mi è successo, forse è successo a qualcun altro. Mi ricordo quando pregavo in ginocchio, a volte la sera, io venivo da quelle nottate, quei ragazzini che piangevano, la mattina mi alzavo alle 5 per prepararmi un pensiero da predicare, poi correvo alla scuola domenicale, poi prendevo i figli, poi arrivavo la sera al culto alle 7 e c'era la preghiera finale e tutti si mettevano in ginocchio. Sapete quante volte mi sono addormentato? Lo dico con vergogna, ma non volevo, ma ero stanco morto. E allora in quella posizione, col capo chino, in ginocchio. Qualcuno mi poteva dire, guarda com'è santo questo, come prega intensamente. Soltanto che se vedeva il fumetto, sopra me c'era una Z proprio. Poi, amen! Almeno il vantaggio di stare in piedi è che non puoi dormire in piedi. Quello sicuramente non c'è, il pericolo. E non è che è sbagliato pregare in ginocchio, fratelli, non è sbagliato. Io vorrei che noi ci mettessimo in ginocchio qualche volta. Ma l'importante è che il tuo cuore sia in ginocchio, il mio cuore piega le ginocchia davanti a Dio, fratelli e sorelle. Il nostro cuore è in ginocchio davanti a Dio, è nell'adorazione. Sei in ginocchio davanti a Dio questa sera con il tuo cuore o invece sei qui distrattamente? O sei in ginocchio davanti a Dio con la faccia per terra? Il tuo cuore ha questa posizione davanti a Dio? Ha questa posizione? Questa è adorazione. Il resto non è adorazione. Il resto è contorno, il resto è coreografia. L'adorazione è un cuore in ginocchio prostrato davanti a Dio, un cuore pieno di riconoscenza che con gioia dice grazie al Signore, che adora soltanto Lui. Quella è la vera adorazione. Vuoi accontentarti di meno? Vuoi accontentarti di meno? No, non ti accontentare. Cerca la vera adorazione in ginocchio. Quando cerchiamo Dio con tutto il nostro cuore, il nostro cuore in ginocchio. Adorare in ginocchio, fratelli. Io penso che qualche volta è bello farlo pure fisicamente, perché quando noi ci siamo trovati veramente nella presenza di Dio, quella forte, anche le ginocchia, quelle di carne, di ossa, si piegano e tu cadi in ginocchio davanti a Dio. Io vorrei che il Signore ci facesse cadere in ginocchio davanti a Lui. E ti dico un'altra cosa, stasera se ti senti di metterti in ginocchio, mettiti, non ti vergognare. Dove ti capita, mettiti in ginocchio davanti al Signore. Adoriamolo però prima con il nostro cuore in ginocchio. E poi se ti senti farlo, fallo. Non ci vergogniamo, fratelli, non si vergogna la gente di fare le peggio cose. Lo vedete in televisione, non si vergognano di niente. Di dire parolacce a tutto spiano, di dire menzogne, di rubare, di imbrogliare. E tu ti vorresti vergognare di adorare? Vorremmo vergognarci di adorare Dio, che è la cosa più meravigliosa che ti potrà capitare. Signore, aiutaci. Quindi questo salmo, per finire, mi sono chiesto, Signore, ma stasera c'è la Santa Cena, che c'entra con la Santa Cena questo salmo? C'entra. Questo è un momento di adorazione, lo sapevi? La Santa Cena è un momento di adorazione, mentre noi ricordiamo la morte, il sacrificio di Gesù sulla croce, la sua risurrezione, il suo ritorno. Noi stiamo adorando il Signore, la nostra mente deve essere completamente presa dalla sua persona, dalla sua persona. Dovrebbe esserci soltanto Gesù per te oggi, nella mente. È un momento speciale. C'è Gesù in questo salmo? C'è Gesù in questo salmo? Che ne dici? Secondo me c'è ovunque Gesù in questo salmo, perché Gesù è Dio, è Emmanuel, Dio con noi. E in questo salmo c'è l'invito: venite perché
Perché dovete cantare? Perché dovete inginocchiarvi? Perché? Perché? Perché egli, dice questo salmo, è la rocca della nostra salvezza. Egli è la roccia della nostra salvezza. Questi sono i motivi per cui tu vieni spinto ad adorare il Signore. Considera che Gesù è la roccia, è la rocca della tua salvezza. E Davide pensava a quella rocca, a quella roccia che era stata percossa da un bastone ed era uscita l'acqua che aveva dissetato e salvato il popolo di Israele. Gesù non è stato percosso da un bastone. È stato molto peggio. È stato percosso sopra una croce romana. Ma da quella croce, da quel corpo percosso, fratello, sorella, è uscito un'acqua invisibile che ha salvato l'anima nostra. Lo sapete? Quando alla festa dei tabernacoli, gli ebrei celebrano il ricordo di quell'acqua della roccia di Oreb, c'è una cerimonia, fanno una specie di processione, e al tempo di Gesù, quando Gesù era nel Tempio ancora, era vivo, facevano questa processione con una brocca d'acqua d'oro, andavano alla fonte di Sio, le prendevano cantando quest'acqua, tornavano cantando al Tempio. E mentre c'era questa processione, il Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù si è alzato in piedi, ha gridato: chiunque ha sete, venga a me e beva. E come è scritto, dal suo seno correranno fiumi d'acqua viva. E lui parlava dello Spirito che sarebbe stato dato quando lui sarebbe stato glorificato, quando lui sarebbe stato ucciso sulla croce e poi sarebbe risorto. È un messaggio per noi questo. Lui è la rocca della nostra salvezza. È quella roccia che è stata percossa, Gesù è stato ucciso e noi siamo stati salvati. Gesù è stato inchiodato e noi siamo stati liberati. E allora puoi adorare il Signore? Perché Lui è la rocca della tua salvezza? O ti sembra poco? Oh, quegli ebrei nel deserto. Guardate che si può essere anche così, La stessa cosa che hanno fatto quegli ebrei si può fare. Quelli hanno bevuto. Hanno mangiato, non hanno ringraziato e si sono lamentati per 40 anni. E ci sta gente che sarà benedetta da Dio, benedetta anche dal Signore Gesù, che si comporta nello stesso modo. Ma il Salmo poi dà un avviso solenne a queste persone che hanno disprezzato la grazia di Dio, vero? Quindi Egli è la rocca della nostra salvezza. Non solo, il Salmo parla della creazione. Adoriamo il Signore perché è un Dio grande. Il suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra, adoriamolo, egli ci ha fatti, è il nostro creatore, perché Gesù è anche creatore, sì, lo dice la Bibbia, il Vangelo di Giovanni che dice al capitolo 1, nel principio era la parola, Gesù, la parola era con Dio, Gesù era insieme al Padre, la parola era Dio, è la Trinità, vedete, la parola è Dio, ogni cosa, la parola, Gesù, è stata fatta per mezzo di lei. Anche te, anche me, tutti, tutto, il mare, i monti, e sarà fatta per mezzo della parola di Dio. Per fede intendiamo che i mondi, l'universo, vedete la Bibbia come è precisa, i mondi sono stati formati da chi? Dalla parola di Dio. Quando si dice parola di Dio nella Bibbia è sempre Cristo Gesù il Signore. Quindi venite, adoriamo colui che ci ha fatti, il nostro Signore. Gesù Cristo. E poi la cosa bella per finire, dice questo salmo: venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti, perché siamo il suo popolo di cui ha cura. Siamo il suo popolo di cui ha cura, il gregge che la sua mano conduce. Gesù ha detto un giorno: io sono il buon pastore. E noi siamo le sue pecore. Ma Gesù ha detto un'altra cosa che ha a che fare con questa Santa Cena. E il buon pastore fa una cosa, mette la sua vita per le sue pecore. Il buon pastore mette la sua vita per le sue pecore. È quello che Gesù ha fatto. E come ti senti davanti a queste parole di Gesù? Come ti senti? Non ti va di adorarlo? Non ti va di inginocchiarti, non ti va di prostrarti,
Non senti che il tuo cuore fa un movimento verso il basso e dici: Signore, tu sei grande, io sono piccolo. Il buon pastore mette la sua vita per le sue pecore. I veri adoratori entreranno nel riposo di Dio. Lo dice il Salmo, perché dice il contrario. Quelli che non sono adoratori non entreranno, ma i veri adoratori entreranno nel riposo di Dio. E noi abbiamo bisogno del riposo di Dio, qui sulla terra, e poi lo godremo per sempre. Troppi di voi non godono oggi del riposo di Dio, perché probabilmente hai dimenticato la via della vera adorazione. Ed allora questa sera, cari fratelli e sorelle, possiamo tutti fare una preghiera mentre ci accostiamo alla Santa Cena e ricordiamo quanto è costato al Signore. Possiamo dire: Signore, fai di me un vero adoratore, un vero adoratore. Fai di me un vero adoratore. Vogliamo pregare? Chiediamo il capo. Grazie Gesù, benedetto il tuo nome, Signore. Ti adoriamo, Signore. Cantiamo con gioia a Dio, la rocca della nostra salvezza. Benedetto il tuo nome, Signore. Benedetto il tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto il tuo nome, Gesù. Grazie, Gesù. Sono alla tua presenza sulle ginocchia davanti a te. Cerco la tua grazia nella dolcezza del tuo amore. Io voglio essere proprio come te. Proprio come te.